La tecnologia a servizio della filiera agroalimentare grazie alla creazione di nuove piattaforme che consentono il controllo e la certificazione dei prodotti agroalimentari. Ma la ricerca si sta focalizzando anche per la valorizzazione e potenziamento delle produzioni di microalghe, come la spirulina, importante fonte proteica a basso impatto ambientale. Sono Matteo Pavan, lavoro per Milis Energy, società del gruppo Tolo Green, che si occupa di investimenti nelle energie rinnovabili e alimentazione sostenibile. Dal 2015, con investimenti in ricerca e sviluppo e personale nel sistema Sardegna, abbiamo sviluppato un impianto di produzione di spirulina, una microalga molto interessante per scopi alimentari ed tecnologici. A Sinnova presenteremo appunto questo prodotto che noi commercializziamo attraverso due nostri marchi, Hyperfood per quello che rappresenta i prodotti a maggiore tecnologia da noi sviluppati e Live Green per i prodotti alimentari, biologici e di elevata qualità. La spirulina è un prodotto ricco di proteine e quindi risponde, grazie anche al suo basso impatto ambientale e basso consumo idrico, alle esigenze di un'alimentazione per il futuro pianeta e la futura popolazione. Anche come vitamine rappresenta un alimento completo che anche in piccole dosi può aiutare l'alimentazione del futuro. La nostra azienda, la Floss Lab, è una software house presente sul mercato da 12 anni e da circa un anno fa parte del gruppo NetService. Realizziamo soluzioni software open source per pubblica amministrazione e imprese, principalmente in ambito di gestione processi e documenti, blockchain, soluzioni web avanzate per e-commerce e applicazioni mobile, garantendo ai nostri clienti le più moderne tecnologie. Crediamo fortemente nella digital transformation, ovvero affianchiamo i nostri clienti in un processo di informatizzazione rivolto a migliorare e semplificare il loro lavoro per essere più competitivi nel mercato. A Sinnova presentiamo Kafka. Si tratta di un progetto di ricerca e sviluppo per rafforzare il rapporto tra il consumatore e l'intera filiera agroalimentare, valorizzando quindi il lavoro agricolo di alta qualità a tutela della sicurezza alimentare del cittadino. Per raggiungere questo scopo, Floss Lab ha sviluppato la piattaforma Kafka, che utilizzando la tecnologia blockchain consente di certificare tutte le transazioni all'interno della filiera agroalimentare con un altissimo livello di affidabilità e di sicurezza, permettendo così al cliente finale di accedere in maniera totalmente autonoma e trasparente a tutte le informazioni sulla storia e la provenienza del prodotto acquistato. Il mondo delle start-up e della tecnologia vi aspetta a Sinnova il 3 e 4 ottobre.